Grazie Martino. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, siamo al Pala Comilica di Prato, dove si disputa l'ottava giornata di campionato di Serie A1 femminile, dove si trovano davanti Tusce Prato e Cassano Magnago. Diamo la lettura delle formazioni. Cassano gioca in maglia Amaranto, con il numero 5 Ferrazzi Sofia, con il numero 11 Priolo Chiara, con il numero 17 Cobianchi Michela, con il numero 19 Gozzi Giulia, con il numero 21 Piatti Sara, con il numero 30 Zanellini Sara, con il numero 35 Brogi Eva, con il numero 46 Ponti Lisa, con il numero 49 Zizzo Alessia, con il numero 55 Barbosu Bianca, con il numero 89 Milan Giulia, con il numero 92 Bertolino Nila, con il numero 95 Milan Alice, allenatore Onelli Salvatore. La Touché Prato invece risponde con la numero 3 Amerighi Viola, con la numero 5 Micotti Martina, con la numero 6 Micotti Rebecca, con la numero 7 Gurra Melissa, con la numero 8 Borrini Beatrice, con la numero 9 Della Maggiore Chiara, con la numero 10 Nicolai Chiara, con la numero 15 Barbieri Erika, con la numero 17 Rossi Margherita, con la numero 18 Yamu Charity, con la numero 20 Rossi Viola. Nel frattempo è cominciata la partita, 23 Martinelli, 25 Ucchino, 44 Felet, 77 Logica, 88 Saccenti. Mister Guida Claudia dirigono l'incontro i signori Zanchella e Testa. Buon divertimento e buona serata. In attacco la Touché con la numero 8 Borrini. Ruba palla intanto di Cassano. Cassano, tiro di Cassano, 1-0. A segno la numero 35 Brogi Eva. Fallo. 9 metri per la Touché. Parte Occhino, scambia con la numero 17 Rossi Margherita, gira sulla palla sulla numero 8 Borrini, ancora Rossi, Yamu, Micotti, Rossi, Borrini, ancora Rossi, ancora Yamu, prova Yamu a entrare, niente, ruba palla momentaneamente Cassano, lancia Cassano sulla sinistra numero 19 Gozzi Giulia e porta a 2 le reti, 2-0 per le ospiti. Rossi su Micotti, Micotti palo. Nel frattempo diamo la lettura delle partite disputate oggi. Il Brixen si Brixen Mestrino 35-22, Mezzo Corona 24, Casalgrande 35, quindi Casalgrande va a vincere a Mezzo Corona. Erice vince a Teramo 35-14 e Pontinia ha la meglio su Iomi Salerno, che passa in testa in classifica. Questa sera si disputa Touché Prato, Casa Cassano che state guardando, e Padova Ferrara. In attacco Cassano con la numero 19 Gozzi, scambia con la numero 55, palo della Barbosu Bianca. Giro palla delle ragazze in maglia Amaranto con la numero 55 Barbosu, scambia con la numero 5 di reparto Ferrazzi, giro per la numero 35 Brogi, scarico sull'ala sinistra la numero 19
Gozzi, tiro da fuori, grande stop di Charity Yamu, aria, Rossi, su Yamu, 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 Yamu fa tutto da sola. Fallo, 9 metri, Picotti, Yamu, Rossi, Borrini, ancora Rossi, ancora Yamu, Rossi, Borrini, Rossi, Ucchino, prova Borrini da fuori, ancora Micotti, palo, no, go, 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 ha dato gol l'arbitro, era palo interno, abbiamo visto male da qua, quindi Micotti porta a uno il punteggio della Touché Prato. Riparte in contropiede la Touché senza, ancora Micotti, grande parata del portiere del Cassano Bertolino, sostituzione, entra il numero 89 Milan Giulia in ala destra e esce la numero 11 Priolo Chiara. Giro palla delle ragazze in maglia Amaranto. Giro palla, tiro ancora la numero 19 Gozzi, scarica sull'ala sinistra, destra, grande parata di Felet. Recupera Ucchino, Ucchino su Rossi, Rossi dentro per Micotti. Gol di Micotti. Martina Micotti porta a 2 il suo score personale in questa partita. 2-2, Touché Prato, Cassano. Si riparte. 5 minuti del primo tempo. Parità qui al Pala Kobilica di Prato. Giro palla. Prova Cassano a entrare, perde palla momentaneamente il Cassano, recupera numero 5 Ferrazzi. Ferrazzi al palleggio, scarica sulla numero 55 Borbosu. Niente da fare, anzi no, 7 metri. 7 metri per Cassano. Fallo sulla numero 5 Ferrazzi. Sul dischetto la numero 17 Cobianchi. Cobianchi contro Felet. Cobianchi. Prova da fuori Rossi, non va. Ancora numero 55 scarica. Cassano ancora in attacco. Giro palla con Ferrazzi, scarica sulla numero 55 Barbosu, ancora sulla numero 17 Cobianchi, pivot viene incontro Brogi, ancora la numero 55 Barbosu, scarica sull'ala destra, palleggio, scarica ancora sulla centrale, tiro da fuori, la numero 55 Barbosu, porta a segno il Cassano, 4-2, Barbieri, grande palata della numero 92 Bertolino. Riparte Rossi, Yamu, Yamu, scarica su Rossi, perdono palla le pratesi. Batte il portiere, scarica sulla numero 55 Barbosu, Barbosu in cabina di regia del Cassano Magnano, Magnago. Giro palla lento delle ragazze in tenuta Amaranto. Ferrazzi, scarica il numero 17 Cobianchi. Ancora la Brogi. Dentro per la Barbosu. Prova a entrare Felet, dice no. Felet lancia Rossi. Rossi al palleggio. Lancia su Yamu. Yamu palleggia. Scarica sull'ala sinistra la numero Micotti, Rossi, Rossi, Rossi,
aria, così ha detto l'arbitro. Il numero 19 Gozzi, è a segno Gozzi, porta a 2 lo score personale in questa partita, 5-2, Cassano in vantaggio. Rossi, Borrini, Rossi, Iamu, ancora Rossi, ancora Borrini, Rossi, Borrini, Iamu, prova da Iamu, scarica per Ucchino, è parata di Bertolino. Bertolino dice no al capitano della formazione pratese. In avanti Ferrazzi, scarica il numero 55 Barbosu, scarica solo alla sinistra, palleggio ancora alla numero 5, sulla palla ancora Barbosu, Ferrazzi, Cobianchi, ancora Barbosu, giro palla lento del Cassano, prova a entrare Cassano, scarica sull'ala destra e tiro fuori della ala destra alla numero 59, no chiedo scusa, 89, Milan, Giulia, Borrini fa tutto da sola, Borrini porta, accorcia le distanze, Prato 3, Cassano 5, si scalda il pubblico di Prato. Giro palla Cassano, lenta la manovra del Cassano prima di azione, scarica sul pivot ma perdono palla, dentro per Micotti, pallonetto traversa di Micotti Martina, sfortunata questo frangente la Tusce Prato, dalla sinistra del Prato, parte il contropiede, le ruba palla in questo caso Borrini, palleggia la mancina di Borrini, scarica, no, palla persa, recupera palla numero 55 Barbosu, ma diciamo che l'errore è stato di Borrini. Time out chiamato da Cassano, intanto vediamo la lettura della classifica momentanea. Allora, praticamente con la vittoria di Pontinia su Pontinia su Iomi Salerno è passata in prima classifica con 14 punti, 12 punti Iomi Salerno e sale a 12 anche Erice, a 10 viene Casalgrande Padana, 8 abbiamo Tusce, Ferrara, Brixen, a 6 Cassano, 5 Padova, 3 Mezzocorona, 2 Mestrino, fanalino di coda Teramo con 0 punti. In questo momento si sta disputando Tusce Prato Cassano e alle 19:30 Padova Ferrara. Vediamo alla fine della partita, vi daremo la classifica aggiornata. Finito il primo time out chiamato da Cassano, riparte Cassano, giro palla, ruba palla Ucchino, pivot Ucchino, tiro di Ucchino, accorcia le distanze Virginia Ucchino, fondo chiamato dall'arbitro per Cassano, riparte Rossi su Ucchino, perde palla Prato, riparte velocemente Cassano con la numero 19 Gozzi, scarica, ruba palla Iamu, però intravede l'arbitro un fallo, quindi 9 metri per Cassano. Un po' di confusione in queste
queste fasi iniziali della partita. Molto probabilmente le due squadre si stanno studiando. Scarico sull'ala sinistra, 7 metri e 2 minuti di Borrini. Ha interpretato così l'arbitro sulla numero 8 del Prato, era molto vicino, quindi giustamente l'allenatrice del Prato prende le sue distanze, però direi che non ci sia nulla da eccepire su questa decisione. Sul dischetto la numero 17 Cobianchi contro Felet. Cobianchi, gol. Cobianchi a gol, porta a due il score personale di questa partita. Cassano 6, Prato 4. Si riparte. Vediamo anche un po' di atteggiamenti tattici. Jarmu è stata presa uomo. Tanto scarica su Micotti. Micotti Martina. Terzo gol personale. Accorcia le distanze. Prato 5. Cassano 6. In attacco ancora Cassano, giro palla, scarico sull'ala sinistra, riprova e a gol. Gol della numero 19 Gozzi. Terzo gol personale per lei. Cassano 7, Touché 5. Martinelli, Rossi, Micotti, Rossi, Martinelli, Ucchino, prova Martinelli, scarica su Rossi, palleggia Rossi da fuori, niente. Proteste dell'allenatrice del Prato su questa azione. Sempre alla sinistra. Niente da fare anche su questa decisione. Ucchino scarica su Martinelli. Martinelli. Dentro per Micotti. Micotti fermata. 9 metri. Nel frattempo rientra Borrini. Quindi ristabilita la parità numerica in campo. Borrini sulla palla. Martinelli. Martinelli su Rossi. Rossi su Micotti. Micotti Rossi. Martinelli. Rossi. Borrini. Martinelli, Rossi, Jarmu, presa per la maglia. Presa per la maglia. La numero 11. Priolo Chiara, 2 minuti per lei. In attacco sempre Prato. Jarmu, adesso è superiorità numerica le padrone di casa. Martinelli scarica su Borrini. Borrini palleggia, scarica ancora su Martinelli, dentro per Rossi, dentro per Ucchino. Parata ma anche aria. Tempo fermo. Si riparte, quindicesimo del primo tempo, Cassano 7, Touché 5. Cassano in questo momento gioca senza portiere, 6 giocatrici in campo per l'attacco del Cassano, per la squalifica momentanea di 2 minuti alla numero 11 Priolo. Giro palla del Cassano. Prova a entrare, tiro da fuori, stoppata, Felet su Martinelli su Jarmu, fallo.
Rossi, Martinelli, ancora Rossi, ancora Yamu, Charity Yamu, primo gol di questa sera. Non ci scordiamo che Charity Yamu è prima in classifica momentanea come classifica marcatori, prima di questa partita con 68 reti, segue Gisilimberti Aurora di mezzo corona con 61 e Savi Camigliacchi di 54 con Di Erice. Furlanetto segue a 53 del Casalgrande e Soglietti Catia di Ferrara a 51. C'è da vedere un attimino oggi cosa, quanti gol hanno fatto per aggiornare anche questa classifica. Nel frattempo Cassano attacca, è stata messa giù la numero 19 Gozzi Giulia, fallo 9 metri, parte Cassano, palleggia il numero 55 Barbosu, fermata dalla difesa della Touché. Prova da fuori, Felette dice no. Laterale per Cassano. Parte ancora il giro palla abbastanza lento del Cassano. Esce la numero 19, prova centralmente, scarica sul numero 55, perde palla momentaneamente il Cassano. Fallo laterale per Batterossi, per Ucchino per Yamu. Fallo sul Yamu dalla numero 17 Cobianchi. Batte Ucchino su Rossi, Martinelli. Ancora Yamu. Rossi, Martinelli. Yamu. Rossi, Borrini, prova da fuori, anzi no. Scarica e fallo. Fermata la terzino destro del Prato. Rossi, Martinelli, palleggia Martinelli. Ancora su Rossi, si scambiano due la palla. Ora su Ucchino, prova Rossi, niente fallo, scarico contropiede del numero 19, tiro Felet, dice no a Gozzi, Felet. ...18 e 37 dice il cronometro, Touché Prato 6, Cassano 7, partita equilibrata almeno fino a questo momento. Giro palla ancora di Cassano, scambia la numero 5 Ferrazzi, ancora dentro per la numero 17, tiro gol. Cobianchi porta il bottino a 3 personale, Cassano 8, Touché 6. Yamu, Rossi, Micotti, Yamu, palleggia Yamu, dentro per Martinelli e Bertolino dice no. Ottimi interventi della numero 92 del Cassano. Gol, non ho visto chi ha segnato. Yamu fuori, pare la numero 17 Cobianchi, lo imputiamo a Lego, poi vediamo. Mi ero distratto un attimo a guardare i risultati. Giro palla del Cassano, più 3 Cassano su Prato, ancora in attacco e a segno ancora Cassano con la numero 35 Brogi Eva. 10-6, time out chiamato da le padrone di casa.
gli ultimi tre minuti Cassano ha avuto la supremazia del terreno e ha portato a più 4 il massimo distacco di questa partita. Time out finito, si riparte con la Touché in attacco, Ucchino su Rossi, Iamu, Rossi chiama schema il centrale del Prato, Iamu, Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu, fa tutto da sola Iamu, gol! ...7-10... dice il tabellone qui al Pala Kobilica di Prato. Tanto scorre il tempo, Cassano manovra lentamente per trovare poi gli spazi e poi entra e trafigge, come in questo caso Felette con la numero 17, Cobianchi, e porta a 5 lo score personale. Terzino destro del Cassano, intanto scarica su Micotti, Rossi, Iamu prova a entrare da sola, 7 metri e 2 minuti per la numero 35 del Cassano, Brogi Eva. Iamu, e parata ancora di Bertolino. Bertolino dice no da 7 metri a Iamu. Azione d'attacco in 6, ricordiamo senza portiere in questo momento Cassano. Giro palla. Delle solite tre in cabina di regia, numero 55 Barbosu con la numero 5 Ferrazzi e la numero 17 Cobianchi. Fermata, parte Martinelli, scarica su Rossi, Rossi palleggia su Iamu, tira Iamu, aia, stessa un'altra volta, altri 2 minuti per l'altra giocatrice del Cassano, la numero 46 Ponti Elisa. Questo 4 doppio 2 minuti per Cassano su doppio fallo su Iamu sulla nostra terzino sinistro, 6 contro 4 Iamu, Micotti, Iamu dentro per Ucchino, palla persa, sbaglia in questo caso l'attacco del Prato. Senza portiere e 5 giocatrici in attacco per Cassano. 11-7, 23 minuti dice l'orologio. Palleggia Ferrazzi ancora su, tiro da fuori, stop Iamu, Ferrazzi, fermata, 9 metri per Cassano, sulla palla numero 55 Barbosu con il numero 17 Cobianchi, palleggia Barbosu, fallo, prova da fuori la numero 5 55 Falette Palat, Rossi, Martinelli, Borrini, scarica su Rossi, nel frattempo rientrata Brogi, andiamo dentro per Martinelli, ma Martinelli non prende palla. Ancora senza portiere le fasi d'attacco del Cassano per giocare in parità numerica in fase d'attacco.
11-7, 5 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Giro palla, parte la numero 89 Milan, scarica sul numero Ferrazzi, dentro per la numero alla destra e segna ancora l'ala destra del Cassano. Zanelli, Sara, 12-7. Giro palla del Prato, Borrini, Martinelli, Iamu, Micotti, Iamu, prova Iamu da sola, scarica su Rossi, gol, trova l'angolino Rossi, Margherita. Primo gol della serata per centrale del Prato. Errore in caso in cambio di sostituzione, fallo, riparte Prato. Azione sprecata per Cassano. Al palleggio sempre le solite tre in cabina di regia. Martinelli, Rossi, Iamu. Tiro da Iamu. Fallo sulla nostra numero 18, Martinelli, Rossi, Martinelli, ancora Iamu, palleggia Iamu, Martinelli, prova da sola Martinelli, scarica sul pivot ma non riesce la finalizzazione di questa azione. Borrini prova e il portiere dice ancora no. Lancio lungo per la numero 89 contro Felet. Milan Giulia trafigge Felet. Fallo su Martinelli. Iamu, stoppata. Lancia il portiere sempre sulla numero 19. Gozzi da solo con Felet. Gozzi trafigge Felet. Quarto gol personale per la numero 19 del Cassano. Sostituzione in casa Touché, esce Micotti, Martina, entra la numero 7 Gurra, Melissa. Martinelli, Rossi. Fallo in attacco, quindi si riparte con Cassano. Un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Cassano in attacco, giro palla. Fermata dall'ottima difesa di Chiara Della Maggiora sulla numero 89 Milan. Scarica sull'ala sinistra, Cassano ancora in fallo, solamente fallo. Ponti, messa giù, l'arbitro dice no. Martinelli, Rossi, Ucchino, prende palla Ucchino, 7 metri, chiedo scusa, non era Ucchino ma Gurra, Melissa,
si è scontrata con il difensore del Cassano. Tutto a posto, niente di grave. Si rialza la numero 35 Brogi. Scontro di gioco sul dischetto, la numero 7 Gurra Melissa. E il numero 92 Bertolino dice no anche a Gurra. Venti secondi al termine, vediamo se Cassano riesce a portare a termine questa azione del primo tempo. Difesa 5, 4, tiro da fuori di Barboso, alto sulla traversa. Finisce il primo tempo qui al Pala Comilica di Prato, Touché 8. Cassano 14 più 6 le ragazze in maglia amaranto. Ci vediamo al secondo tempo.
Buonasera, eccoci al secondo tempo de Tusce Prato Cassano. Cassano 14, Tusce 8, più 6. Siamo pronti. Partiti. In attacco Cassano, la numero 17 Cobianchi. Giro palla della numero 35 Brogi, ancora su Cobianchi. Prova Cobianchi da sola e trafigge Felet. Sesto gol personale di Michela Cobianchi in questa partita. Capovolgimento di fronte in attacco la Tusce. Prova Rossi, scarica su Borrini, Borrini ancora su Rossi, palleggio al limite del piede, Borrini, Borrini da fuori, alto, non va alla conclusione di Beatrice Borrini. Giro palla Cassano, ancora sempre Cobianchi, è sempre lei, Michela Cobianchi porta a 7 il suo score personale in questa partita. Melissa Gurra, Borrini, un attacco ancora Cassano con la solita manovra lenta, poi per partire lo schema in accelerazione e andare alla conclusione. In questo caso scarico sulla sinistra e gol ancora. Diciassette-otto. Andiamo, scarica su della Maggiora, Occhino, gol di Occhino, Virginia Occhino 2. Giro palla, tiro da fuori e trafigge Felet. Gol della Maggiora, accorcia le distanze. Dieci, diciotto. Supremazia Cassano, Tusce sottotono questa sera. Prova tutto da solo la numero 55 Barboso, ma la difesa tenace della Tusce dice no. Palleggio del numero 17 Cobianchi, scarico sull'ala sinistra, fermata molto bene da Borrini, ancora prova Cobianchi, stop di Iamu, fallo laterale per Prato. La Maggiora scarica su Rossi, Rossi su
Gurra, sfondo. Tempo fermo, sostituzione per la numero 17, Cobianchi, ha preso una botta nella precedente azione, sostituzione entra il numero 46, Ponti Elisa. In attacco ancora Cassano. Giro palla Cassano, parte lo schema, attacca, tiro da fuori, anzi no, scarica sul numero 46, ancora sulla numero 5, prova dentro per la Ferrazzi, scarica sul numero 46, poi alla destra, tiro e Falette dice no a Zanellini. Alla destra, mano destra, la porta è molto più piccola. Come ben sappiamo nel gioco della palla a mano. Borrini perde palla. Cassano con l'avanti, palleggio, schema, entra, scarica alla destra e stavolta terzino destro, mano destra, segna la numero 30 Zanellini Sara e porta a 2 il suo score personale in questa partita. Riparte il Prato un po' spento, diciamo, senza garra, come si suol dire. Prova tutto, a far tutto da solo Iamo, conquista un 7 metri. Iamo contro Bertolino, prova Iamo dai 7 metri, palo, e riprende e torna ancora, è ancora parata, Bertolino dice no. Molto protagonista questa sera Nila Bertolino. Che ha neutralizzato, se non sbaglio, 4-5 tiri da 7 metri, oltre a numerose parate. Cassano ancora in attacco. Felette dice no su Ponti. Parte Rossi della Maggiora, Chiara della Maggiora. 11-19, basta poco al pubblico pratese per scaldarsi. Nel frattempo alla destra è entrata Viola Rossi. Prova l'attacco Cassano con la numero 55 Barbosu. Scarica ancora sulla numero 5 Ferrazzi. Dentro, niente fallo, dice l'arbitro della Maggiora. Iamo. Sta incartata da sola sul precedente presunto fallo, ha provato ad andare avanti ma poi l'azione si è interrotta lì. In attacco ancora Cassano, più 8 dice il tabellone. Giro palla dei Ponti su 55 la Barbosu,
scarica sull'ala destra il numero 30 e trafigge Felet. Zanellini porta a 3 sul score personale in questa partita. Esce Iamu, entra Martinelli. Martinelli scarica su Gurra, Gurra ancora su Rossi. Rossi palleggia, Martinelli, Gurra. Della Maggiora, Rossi. Ancora Bertolino dice no. Niente da fare, l'attacco sterile pratese. Riparte con molta calma Cassano. Questa tecnica di girare lentamente la palla prima della partenza dello schema, provato e riprovato sicuramente in allenamento. Ecco, parte il pivot, entra, rientra, scarica sul pivot e gol. La palla a mano è a volte anche un gioco abbastanza semplice. Perde palla Prato, Cassano sempre in attacco, gol. Non c'è, Prato out. Rossi scarica ancora su Rossi, Melissa, Gurra, Martinelli, Rossi, Viola, Rossi, Margherita, Martinelli, fermata dall'ottimo difensore, dall'ottimo difensore Gozzi. Scarica ancora, prova in azione d'attacco la Touché, Martinelli prova a entrare dentro per Rossi. Della Maggiora, prova Della Maggiora, fallo 9 metri. Occhino, Martinelli, Rossi, Della Maggiora, Rossi, dentro per Occhino, fermata, pivot Occhino, 9 metri, Rossi, palo. Anche questa volta un po' la sfortuna, un po' la bravura del portiere, ma la porta del Cassano rimane inviolata da diversi secondi, se non di, per non dire minuti. 22-11. Prova Cassano, Felet risponde, Rossi, Martinelli, Iamu, Martinelli, Rossi, giro palla pratese, Iamu, Rossi, Martinelli, Iamu, Iamu, entra Iamu e fa tutto da sola. Iamu e 2 minuti per la numero 46 Ponti Elisa. Sono già la seconda volta che Ponti prende 2 minuti. Strillo della mister alle ragazze pratesi, che le vede sottotono. Tacco ancora Cassano, Barbosu scambia con la numero 17 Cobianchi, ancora Cobianchi scarica sull'ala sinistra e si insacca al 7 il tiro del Cassano.
7 metri, Borrini. E ancora Bertolino, sembra impossibile, ma dice no. Neanche un rigore. Bertolino Nila, saracinesca, quantomeno sui rigori. Non è solo fortuna questa, ma ci vuole capacità anche di intuizione, concentrazione. Giro palla Cassano con Barbosu, scarica su Cobianchi, prova da solo a entrare, fallo. Giro palla ancora del Cassano, entra dentro, trova il muro difensivo, scarica sulla destra, questa volta sì, presa fuori. Zanellini questa volta non riesce ad approfittare del tiro. Riparte Prato, Martinelli su Rossi, Iamu. Iamu, Martinelli, Rossi, Borrini, ancora Martinelli, scarica su Iamu, anzi no, scarica direttamente sull'avversario. Perde palla malamente. Due minuti per Chiara della Maggiora. Prato uno in meno, due minuti per Chiara della Maggiora. Fallo in attacco del Cassano, prova, scarica sull'ala destra, aria. Riparte Prato, Felette su Rossi, Rossi su Martinelli, ancora Rossi, 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 prova, scarica ancora su Martinelli, Iamu, Rossi, Borrini, Rossi, Martinelli, Rossi, Borrini, 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 Martinelli, Rossi. Time out chiamato da Touché. Dodici Prato, 23 gli ospiti. Finito il minuto di time out. Riparte la partita con attacco il Prato con la palla su Martinelli. Iamu prova a fare tutto da sola. Iamu a segno, terzo gol personale in questa partita. Anche lei stasera molto sottotono, solo 3 gol all'attivo questa serata, quando generalmente è molto più realizzativa.
e a segno ancora l'ala sinistra del Cassano. +24, +13 +11 Martinelli, Rossi, Borrini, Iamu, Martinelli prova da sola, fallo. Iamu scarica su Borrini, Rossi, Borrini, stoppata, angolo. Batte Bicotti, scarica su Iamu, dentro per la numero 17 Rossi, ma l'azione non va. Da sola è la numero 11 Priolo Chiara, segna la sua prima rete della serata. Rossi, Iamu, Iamu due minuti per la numero 11 Priolo Chiara, che è già la seconda volta che becca i due minuti insieme alla Ponti Elisa in doppia infrazione. Esce Iamu, entra la numero 7 Gurra, batte Ucchino su Martinelli, palla Gurra, Rossi, Borrini, Rossi, tiro di Rossi, non si sa cosa. Gurra si contende la palla con la numero 7 del Cassano, fallo in attacco, numero 17 scusate, Cobianchi, solito schema senza portiere in fase d'attacco per il Cassano, per giocare in parità numerica in fase d'attacco. 25-13 +12 quando mancano 11 minuti alla fine della partita, quando Cassano sembra avere la meglio sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto caratteriale e di energie. Tiro da fuori, la palla non vede lo specchio della porta, riparte Martinelli, Martinelli, Rossi, scarica su Micotti e Bertolino dice no. Cassano in attacco, tiro da fuori, trafigge Felet, la numero 55 Barboso. +26, +13 Melissa Gurra, gol. Accorcia se anche di poco le distanze numero 7 del Prato, Melissa Gurra. Attacco Cassano, giro palla, perde palla momentaneamente Cassano, recupera numero 46 Ponti, carica ancora su Ponti, Ponti tira da fuori, Felet dice no, recupera palla ancora Cassano, tiro da fuori, non è entrata dice l'arbitro. Rossi, Martinelli fa tutto da solo, Martinelli! Giulia Martinelli, primo gol della serata.
e Cassano si trova con una giocatrice davanti al portiere da sola, non fa altro che mettere la palla in rete. Rossi viene stoppata, ancora Melissa Gurra, porta a segno Gurra, Melissa la sua seconda rete personale. Piccolo infortunio in casa Cassano, tempo fermo. Gozzi Giulia, piccolo infortunio per lei, niente di che, fortunatamente si rialza senza nessun tipo di problema. Sostituzione momentanea per lei, esce la numero 19 Gozzi Giulia, entra la numero 30 Zanellini Sara. Attacco ancora Cassano, Cassano ancora in attacco, scarica sulla numero 16-19 Gozzi. Tiro buono dell'ala sinistra e segna. Numero 30 Zanellini. Della Melissa, Martinelli scarica su Rossi, Rossi palleggia, scarica su Martinelli, Rossi dentro per il numero 7 Melissa Gurra, ma non va, il portiere dice ancora no. Parte Borrini, Rossi palleggia, Martinelli, Gurra, Martinelli prova a far tutto da solo, tira da fuori e la numero 92 Bertolino dice ancora no sul tiro debole di Martinelli. ...28-16... 6 minuti al termine. Martinelli scarica su Ucchino, fermata il nostro pivot. Fallo in attacco, anzi no, fallo in difesa. Timeout chiamato dall'allenatrice Del Prato. Un minuto di riposo per tutti. Finito il primo, finito time out, sì, è il primo del secondo tempo. Riparte la partita. Ucchino, Gurra della Maggiora, ancora della Maggiora, ancora Gurra, ancora Rossi, Borrini. Melissa Gurra. Sostituzione del portiere in casa Cassano, entra il numero 95 Milan Alice, cede il posto Bertolino. Ottima prestazione per lei questa sera. Il
Giro palla e Cassano scarica sull'ala destra. Priolo contro Gurra. Barbosu, tiro da fuori della numero 46, Ponti Elisa. Chiedo scusa, 49, Rizzo Zizzo Alessia. Dalla tribuna questi numeri delle maglie del Cassano non è che si vedano tanto bene, sono molto grandi. Nel frattempo Nicotti, Martina porta a 4 il suo score personale in questa partita. Sono molto grandi, dicevo, i numeri del Cassano, ma dall'altra parte del campo si distinguono molto male. Giro palla Cassano, ancora difesa attenta della Touché, scarico sull'ala sinistra, ancora difesa, prova a entrare e ruba palla anche in questo caso Rossi Margherita porta a 2 il suo score personale. 19-29 più 10 Cassano, 3 minuti e mezzo alla fine della partita, ormai già indirizzata. Cassano, giro palla, tiro da fuori, Felet para, recupera l'ala sinistra, tira ancora, passi. Rossi, Borrini da fuori, bello, bella azione, bel gesto atletico e bel gol di Beatrice Borrini da fuori. Più 9. Gira palla ancora Cassano, tiro da fuori, palo, Rossi, recupera palla Rossi, lancia su Micotti e Martina Micotti con un bel pallonetto sorpassa la numero 95 Alice Milan. Cassano ancora in attacco, prova la difesa del Prato, tiro da fuori, Felette recupera su Micotti e Micotti, sesto gol personale per Martina Micotti. Giro palla Cassano, tiro Felette, prende, para, boom, rocambolesco gol, non ho visto neanche chi ha segnato, a 55 mi pare, numero 55 Barbosu, l'attribuiamo a lei, tanto ci sono i direttori di gara che segnano per bene questo, dentro per Ucchino, accorcia le distanze, Virginia Ucchino, terzo gol della serata, 23-30, più 7 Cassano, 30 secondi al termine. Cassano, ultima chance, 20 secondi, ancora Cassano, in questo caso palla Martinelli. Giulia Martinelli, 24-30, Cassano, tiro,
finito il tempo, finisce qui la partita, l'ottava giornata di campionato della Serie A1 femminile. Cassano batte Touché Prato 30-24 e direi anche meritatamente. E diamo spazio alle interviste nel dopogara. A tra poco.